silenzio e non muovete, grazie. Non mi muovete, grazie. No signore, mi scusi, può passare dopo, grazie. Non è così, se vuoi far passi tu, non c'è problema. Guarda come si è posato? Si è posato? Va bene, adesso, come vi dicevo, la difficoltà lo deve andare a recuperare. E vada a recuperare, ci abbiamo provato, ho detto che logisticamente era... No, grazie Michele comunque, perché è stato Michele ad insistere, voglio farvi vedere un falco volare, noi ci abbiamo provato, però lo sta. Torna? Ma adesso non vi preoccupate, lo recupererà. Eccolo qua. Lo sta chiamando in giù. Ecco lì. Eccolo lì che sta andando sul nostro volo, si è dovuto spostare un po' più in là per... Grazie lo stesso, io penso che comunque abbiate apprezzato questo nostro, come dicevo, tentativo, perché le condizioni ambientali non lo consentivano. Va bene così, andiamo avanti, non ci fermiamo qua, che vogliamo fare? Andiamo avanti, ok, aspettiamo allora il nostro Michele. Interessante, come dicevo prima, nella didattica, vedere quello che vi spiegavano, il falco usato come arma da caccia, e questa era una simulazione, così si addestrano i falchi per la caccia. Oh, adesso andiamo di nuovo in un ambiente, il gufo reale! Come dicevo, carissimi, siamo di fronte al cacciatore più feroce, più dinamico, più implacabile della notte, è sicuramente la base notturna più grande in natura, il gufo reale. Guardate i suoi artigli, ecco, che spicca il volo, ogni volta è uno spettacolo, devo dire, ogni volta che spicca il volo è uno spettacolo, però bisogna sottolineare questo spettacolo con un cenno di giubilo, di adesione. Ci riproviamo adesso che vola di nuovo. Vediamo un po' se ci riusciamo, però poi voglio sentire una reazione emotiva diversa da quella che avete avuto. Grazie Michele, ci riproviamo. Adesso lo lasciamo lì in questa tua palla plastica. Guardate, dicevo, gli artigli riescono a esercitare una pressione di più di 100 kg per centimetro quadrato. Vediamo se ci regala un altro volo. Magico! Grazie Michele. Vogliamo insistere, vogliamo strafare, perché dovete pensare, non è facile far volare così in queste condizioni degli animali di questa stazza, perché ovviamente loro in natura sono molto meditativi,
si guardano bene prima di spiccare il volante, dovute alle dimensioni che ha, però è uno sforzo non indifferente. Però sono sicuro che un altro volo ce lo regala, soprattutto con il vostro applauso. Grazie. E grazie di nuovo, grazie mille. Bellissimo, grazie mille. Andiamo avanti o finiamo qua? Andiamo avanti, però per andare avanti io ho bisogno adesso di prendere un animale che ha destruito personalmente molto pericoloso. Perché vedo queste clarità? Non capito. Sembra piccolino, ma lui è molto pericoloso e molto. Vabbè, scherzavo, è il mio buffetto da comodino, eh? Ma non è vero, è meccanico, c'è gli ingranaggi, vero? Qui è di fabbricazione tedesca. Aspetta, si chiama Ugo e adesso facciamo vedere subito il mio metodo di addestramento. In camera da letto, ma abbiamo bisogno di un comodino, vieni qui. Ugo, perfetto, è un consiglio perfetto. Puoi andare, cara. Oh, un altro comodino. Ti dice io, una coppola, un coppolizzato. Che è questa cosa? Come ti chiami tu? Come ti chiami, cara? Alice? Dove sei? Sei di Sant'Agata? Bottiglia! Ugo? Ma sai? Un po' di silenzio, grazie! Un po' di concentrazione! Ugo non funziona! Ugo? Ma sai? Telefunke! Scusa, non l'ho improvvisato bene. Devo improvvisare pure lei. Ugo! Ma sai? Telefunke! Guarda! Oh, benissimo! Guarda. Non vi preoccupate, poi facciamo una cosa come la tua. Fatti una santa la foto. Uno, ma sai? No, perché se si blocca. Ma sai, Telefunke, voilà! Ho detto, è perfetto. No. Va bene, guardate, ecco, dov'è? Ah, guardate, guardate come sono belli insieme, guarda. Vieni,
Dobbiamo fare, dicevo, un po' di scouting. Ah, benissimo, abbiamo una signorina, benissimo, grazie. Sei pronta? Facciamo un... però ti devo far vedere prima il primo step quando riguarda la tartaruga, ok? Vedo un po' se i ragazzi sono pronti con la nostra poliana. Tu sei rilassata, sei serena. Benissimo, oddio. Vediamo un po' dove dobbiamo... Ok, allora Tania, primo step, posizione base del bancolino, gambe divaricate, di più, di panati, braccia a L, così, a L. ho fatto uno scherzetto per adesso, grazie innanzitutto a Tania, però per lei un ringraziamento che si è prestata, però adesso vi faccio fare subito il secondo step, ossia veramente il battesimo del guanto, vai! E pronta? Chiuso, braccio teso, ci siamo, stai così. Oh, benissimo. Benissimo. Grazie Tania. Allora ci vediamo a Bisaccia. Tu sei fidanzata, sposata? Scusa dai, ho scherzato, grazie, cosa abbiamo qui? Siamo passati dalle ragazze ai bambini, dobbiamo però fare un piccolo esercizio per vedere le tue attitudini fisiche. Mi fai una bella corsa fino al furgone e torni indietro. Bella corsa, veloce, sgomma, vai! Bravissimo, sei più che pronto, felice. Però sapete, per la tartaruga bisogna fare questi test fisici, sono obbligatori per vedere come reagisce. Possiamo procedere. Quindi chiuso, girati così, braccio teso, tirilo su. Rimaniamo. Oh, benissimo. Come ti chiami, giù? Gerardo? Sei qui di Sant'Agata? Allora, devi essere più contento, Gerardo. Dobbiamo far sciogliere un po' pure a te, no? Diventa un po' rigido. Fai 3-4 giri intorno a me di corsa. Torna a me. Come Cito, come prima Cito. Più avanti. Fermati, cos'è? Oh, si manda una cosa e scioccano, fai tre flessioni sulle braccia, sai fare, rischio le flessioni, va, tre sei pronto, se fai tre flessioni procediamo, vai, sulle braccia, vai a te. Uno, due, tre. Vai, braccio sinistro. Sei prontissimo. Pugno chiuso. Braccio destro stacco. Come arrivo? Vai, corda, fermo. Bravo. Beh, io penso che possiamo... una bimba, e a te che esercizio ti faccio fare? Non ha battuto 5. Allora adesso per cortesia, grazie, vai, corri. Allora adesso facciamo uno con volatile, perché sennò facciamo notte. Allora tutti quanti dietro a Daniela in via indiana, indiana, non giapponese, indiana.
Scusa. Non è così da proprio. No, non è così. Allora, carissimi signori,